Università di Cagliari, fucina di talenti ma anche di grandi pensatori. Quando il pensiero comincia ad agitarsi, molto spesso c'è sempre qualcuno che non è contento. È il caso di ricercatori come Regeni, che ci hanno lasciato la vita, è il caso anche di altre persone per le quali l'Università di Cagliari e quelle italiane si sta spendendo. L'Università ha una missione che è la creazione del sapere, ma anche la tutela dei diritti per poter esprimere il proprio sapere, la propria conoscenza, la propria libertà di pensiero. Con rettore e il prorettore abbiamo immediatamente condiviso la mozione dell'Università di Bologna per Patrick Zacchi, un altro ricercatore che nello stesso paese di Regeni ha dei problemi e sta subendo della contrazione della propria libertà personale. Questo non è accettabile perché i diritti dell'individuo devono assolutamente essere tutti garantiti e rispettati sino in fondo. Per questo motivo, nelle more delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione del Senato Accademico, a cui porteremo questo nostro sostegno alla mozione dell'Università di Bologna, abbiamo sostenuto la mozione per la garanzia dei diritti di Patrick Zacchi. Di cosa sarebbe reo? Sarebbe reo di terrorismo, secondo le accuse dello Stato egiziano, e che tra l'altro considera queste mozioni come delle ingerenze di un affare interno. In realtà non sono ingerenze di un affare interno, anche se ci fossero indizi di colpevolezza, i diritti dell'individuo devono essere assolutamente tutelati. Non sembra ci siano elementi di colpevolezza, pertanto a maggior ragione, anche per quanto successo nel passato, bisogna che venga sostenuta un'azione per evitare questa cancellazione dei diritti dell'individuo. Attualmente si trova carcerato? Attualmente si trova carcerato, si legge dai giornali che la famiglia lo ha potuto incontrare per qualche minuto all'arrivo dal ritorno da Bologna per festeggiare il ritorno in famiglia, un periodo di vacanza, gli è stato sottratto, è stato incarcerato e penso che solamente la madre l'abbia potuto vedere per qualche minuto. Pare sia oggetto di torture. Questo si legge sui giornali, non abbiamo notizie in merito in questo senso. In che maniera vi muoverete con le altre università italiane? Con le università italiane ci siamo già mossi con fare proprio la mozione dell'Università di Bologna, l'università di cui fa parte Patrick Zacchi. Vedremo anche le iniziative della CRUI che ci saranno in questo senso, a cui daremo sicuramente il nostro sostegno. Sono escluse anche manifestazioni di piazza? Non sono escluse, in altre occasioni sono state fatte nel sistema universitario, non sono escluse manifestazioni di piazza, lo decideremo con gli organi di governo.